ma io lo so che tu vuoi manifestare l'estate dei tuoi sogni, ma punto primo non sai come cavolo si fa e punto secondo ti senti giusto un attimo scioccata dal fatto che sia già estate, anche se non sembra esattamente estate perché il tempo è stato strano e in generale non so se anche tu ti senti così, ma proprio sembra che l'estate non sia ancora iniziata. Non lo so che cosa stiamo aspettando qui a godercela al massimo, quindi questo video sarà il video che ti insegnerà dalla A alla Z in maniera super semplice come manifestare l'estate dei tuoi sogni. Se non mi conosci e se non sai perché i miei consigli sono dei buoni consigli, ciao, sono Nora, su questo profilo parliamo da anni di tutto ciò che è glow up interiore ed esteriore. Io sono partita sui social proprio parlando solo ed esclusivamente di manifestazione, di mindfulness, meditazione, respirazione. Questo era tutto ciò di cui parlavo circa nel 2021-2022, trovate anche tutti i video vecchissimi che facevo sempre qui anche su YouTube. E poi sono evoluta appunto parlando anche un pochino più di glow up esteriore, proprio perché è una mia grandissima passione tutto ciò che è il beauty, i capelli, erano domande che comunque mi facevate, quindi mi sono spostata nel darvi tutti e due, quindi tutto ciò che è glow up interiore e tutto ciò che è glow up esteriore. E secondo me non c'è niente di meglio di parlare di manifestazione, soprattutto in estate, un momento in cui tutti noi vogliamo realmente fare quel glow up, vivere l'estate dei nostri sogni e avere qualcosa di bello da raccontare a settembre, collezionare memorie. Ci prepariamo insieme mentre appunto vi parlo di tutti questi punti. Questo è il primo di tre video dedicati alla manifestazione dell'estate dei vostri sogni. Nel mentre mi preparo con voi letteralmente per andare a un festival. Ok, partiamo dalla cosa più importante di tutto questo tema, ovvero imparare a porci degli obiettivi che realmente possiamo portare a termine. La manifestazione non è altro che allineare i propri obiettivi con le proprie azioni. Quindi la cosa più importante è creare degli obiettivi che realmente possiamo portare a termine. Mi ricordo che anni fa, appunto, quando ho scoperto tutto il mondo della manifestazione, eccetera, eccetera, quindi era un momento molto buio della mia vita in cui volevo cambiare assolutamente tutto, ed è stato proprio durante un'estate, l'estate del 2019, che mi sono proprio avvicinata veramente tanto a tutto questo mondo. All'inizio l'errore principale che facevo era quello di pormi degli obiettivi che realmente non mi interessavano. Si dice che chi inizia bene è già a metà dell'opera, chi inizia male chiaramente si trova subito in alto mare. Vogliamo iniziare bene, dobbiamo iniziare dal porci degli obiettivi che effettivamente ci interessano, degli obiettivi che effettivamente possiamo portare a termine e che quindi possiamo manifestare per la nostra estate. Ed è stato proprio durante l'estate 2023, quindi quella dell'anno scorso, che io ho creato la mia tecnica per porsi degli obiettivi che effettivamente vogliamo portare a termine. Questa tecnica la trovate anche nel mio libro, la trovate nel mio podcast, e sostanzialmente si tratta di dividere in quattro categorie i nostri obiettivi. Le categorie sono mente, corpo, anima e divertimento. E andare a mettere i vostri obiettivi in delle categorie tangibili, reali, legate a solo un aspetto della vostra vita, vi permette già di farlo in una maniera molto meno confusa, sparando molto meno a caso, no? Perché sostanzialmente io credo che se io vengo da te e ti chiedo qual è il tuo obiettivo per quest'estate, su due piedi non sai cosa dirmi, e quindi probabilmente andrai a porti degli obiettivi che realmente non ti interessano e quindi non li manifesterai. È stato proprio quando ho iniziato a capire che suddividere i nostri obiettivi ci permette di avere un'idea più chiara e quindi di sapere in maniera più chiara cosa vogliamo, che ho iniziato a manifestare più obiettivi, perché se io so cosa voglio dalla vita, se io so dove voglio andare, se io so la mia direzione, ovviamente sarà più facile andarci. È un po' come se io ti chiedessi, ok, andiamo a farci un giro a Milano, dove vuoi andare? E tu mi dici, boh, non lo so, facciamo un po' a caso. E quindi ti trovi a girare per tutta Milano senza una meta, e è possibile che vada tutto bene, ma è anche possibile che tu non ti diverta, o che tu ti stanchi, o che le cose non vadano come vuoi. E in generale ti sentirai un pochino più persa, mentre se tu mi dici, voglio andare a vedere il Duomo, prendi e sai che devi andare al Duomo, e ti fai il tuo giro al Duomo, e ok, magari le cose possono andare bene, male, in maniera esattamente come avevi pianificato o meno, ma comunque sai già la tua direzione e riesci a manifestare in maniera chiara di andare al Duomo. Nella stessa maniera, sapere che obiettivi abbiamo in maniera chiara
ci dà una direzione, di conseguenza ci permette di manifestare ciò che desideriamo. Tutto ciò di cui vi parlo ovviamente l'ho già fatto e nei miei Summer Goals appunto ho diviso tutto come vi ho appena raccontato e abbiamo innanzitutto gli obiettivi della mente, ok? La prima categoria è mente. Questa è una categoria dove potete mettere tutte quelle cose, tutti quegli obiettivi che volete fare che sostanzialmente includono qualsiasi tipo di sforzo cerebrale. Imparare qualcosa, imparare una lingua, imparare e appassionarsi di più riguardo a un determinato argomento, quindi guardare documentari, leggere libri, ascoltare libri. Sapete che io sono una grandissima fan degli audiolibri e come sempre vi lascio nel link in bio 60 giorni gratuiti di BookBeat, che è l'app che io utilizzo per ascoltare audiolibro. Non è un ADV, però appunto so che è un regalino che vi può incentivare ad ascoltare libri, ma anche tutti quelli che sono i nostri obiettivi personali. Quindi vi faccio un esempio, se avete degli obiettivi lavorativi o avete degli obiettivi scolastici o qualsiasi cosa che appunto includa un obiettivo tangibile, che è proprio quegli obiettivi che solitamente pensiamo siano i veri obiettivi, no? Quindi questo appunto è la casella giusta in cui farlo. Il mio consiglio è sempre quello di non mettersi degli obiettivi numerici, lo ripeterò per il corso di tutto il video. Gli obiettivi numerici, so che adesso sui social, soprattutto adesso che è un po' esplosa la mania della creazione di contenuti e un po' diciamo tutti vogliono diventare content creator, vedo tantissime vision board con su scritto 300.000 follower su Instagram o non so 50.000 follower su TikTok. Questi tipi di obiettivi, gli obiettivi numerici, molto spesso invece che motivarci ci demotivano, perché il numero è un qualcosa di lontano, astratto, è un qualcosa che ci fa sentire ancora più lontani dalla nostra meta. Invece se andate a mettervi degli obiettivi che non hanno alcun tipo di numero dentro, vi posso assicurare che vedrete i risultati molto presto e soprattutto vi vivrete molto meglio l'esperienza di arrivare a quell'obiettivo. Quando parliamo di obiettivi per il corpo, invece, parliamo di tutto ciò che diciamo tratta il glow up esteriore, quindi tutto ciò che è far crescere i capelli, far crescere le ciglia, lavorare sulla propria pelle, trovare la skincare giusta, abbronzarsi, insomma tutti quegli obiettivi che possono sembrare più futili perché fanno parte di quello che è il glow up esteriore, ma sono comunque cose che ci piacciono, ci rendono felici, ci rendono soddisfatti e quindi comunque è importante focalizzarsi un pochino anche su questo. Ricordiamoci appunto che anche tutto ciò che è movimento del proprio corpo, quindi palestra, workout a casa, piuttosto che alimentazione, sono dei temi che ricadono in questa categoria, ma trigger warning, mi raccomando, siate clementi e gentili con voi stesse, non voglio assolutamente vedere degli obiettivi che vi stressino, che vi facciano sentire obbligate a fare cose che in realtà potrebbero, cioè che in realtà non sentite vostre, ok? Andare in palestra 3 volte a settimana può essere un obiettivo per una persona, ma per un'altra può essere un grandissimo stress. Quindi ricordatevi anche quando vi ponete degli obiettivi di non andare troppo più là rispetto a quella che è la vostra situazione corrente. Se non andate in palestra, mettervi l'obiettivo di andare 3 volte a settimana in palestra può essere un obiettivo un po' troppo stressante. Magari potete iniziare dal fare 30 minuti di movimento al giorno, che sia una camminata, che sia una lezione di Pilates su YouTube o qualsiasi altro tipo di movimento che vi venga in mente. Quindi cercate sempre di tenere in considerazione quella che è la vostra situazione attuale e di fare un passetto più là, non 5, 6, 1000 passi più là. Ricordatevi sempre che il nostro corpo è il motivo per cui siamo qui oggi, ve ne avevo parlato anche nel video della vasca, è la mia filosofia del come io cerco di avere un buon rapporto con il mio corpo e non lo sessualizzo, non mi aspetto cose assurde da esso, semplicemente lo vedo come tale, come un corpo di una donna di 24 anni. E semplicemente ricordatevi che il vostro corpo è il motivo per cui siete qui oggi, quindi se potete fargli dei regali perché
possiate essere qui più a lungo possibile. Se potete fargli dei regali per farlo funzionare al meglio, quello è tutto bellissimo. Quindi sicuramente è indubbio che muoversi, andare in palestra piuttosto che qualsiasi tipo di movimento, mangiare cose che ci fanno bene, utilizzare la skincare giusta, trattare bene i nostri capelli, eccetera, eccetera, sono dei piccoli regali che gli possiamo fare, ma non cerchiamo dei risultati che ci rendano più belli agli occhi degli altri, che ci facciano sentire più normali, che ci facciano sentire accettate, perché se l'obiettivo viene guidato da un luogo di insicurezza, di voler piacere agli altri, di sentirsi accettati, purtroppo non ci sentiremo mai abbastanza. Invece, se gli obiettivi partono sempre da noi, quindi l'obiettivo è di stare meglio, regalarci un corpo più sano, volerci più bene, eccetera, eccetera, allora lì vedremo i risultati che realmente desideriamo vedere. Ed è proprio parlando di corpo, da un punto di vista appunto un pochino più, tra virgolette, filosofico, che vi voglio parlare degli obiettivi per la nostra anima. Gli obiettivi per la nostra anima e gli obiettivi per il nostro divertimento solitamente sono degli obiettivi che noi non includiamo mai tra gli obiettivi che vogliamo manifestare. Solitamente ci focalizziamo completamente o sul lavoro, o sullo studio, o sul nostro corpo, perché sono quegli aspetti un po' più guidati dal nostro ego, quindi da come vorremmo essere visti dalla società, da come vorremmo che la società ci percepisse. E se vi posso dare un consiglio proprio da sorella maggiore, una volta che uno si slega da come vorreste essere visti dagli altri, dagli obiettivi che pensate che vi facciano accettare meglio dalle altre persone, eccetera, eccetera, è lì che realmente manifesterete un sacco di pace interiore in più. Perché fin tanto che noi facciamo le cose per gli altri, per apparire in un modo specifico agli occhi della società, purtroppo non ci sentiremo mai realmente libere, leggere, felici, eccetera, eccetera. Quindi, proprio per creare, cioè per sapere che cosa volete realmente, è importante creare un rapporto con la propria anima. E secondo me l'anima è proprio quell'energia interiore che tutti noi abbiamo, che spesso ignoriamo perché non è così immediato entrarci in contatto. E quando entriamo in contatto con la nostra anima, quando siamo da soli, quando riflettiamo, quando stiamo a contatto con la natura, quando scriviamo, ed è per questo che le attività migliori, secondo me, per entrare in contatto con la propria anima sono proprio stare in natura, fare meditazione, meditare almeno 10 minuti al giorno. Scrivere cose per cui siete grati, ma anche tenere un diario in cui vi analizzate, analizzate i momenti sì, analizzate i momenti no, cercate di capirvi, di comprendervi e di creare un rapporto con voi più stretto. E quindi questi obiettivi sono obiettivi magari meno tangibili, meno facili da porsi, però in poche parole io vi consiglierei di mettere: stare più in natura, fare journaling e meditazione. Ed infine divertimento. Il divertimento penso sia appunto la parte preferita di tutti, ma allo stesso tempo quella che vi può mettere più in crisi, perché richiede un po' di organizzazione. Dovete realmente mettervi lì e decidere di fare alcune cose. E questo step è lo step che andremo a vedere anche dopo, perché parleremo di summer bucket list, ovvero quella lista di cose divertenti, romantiche, belle, che realmente rendono l'estate estate, da portare a termine appunto entro settembre. Una volta che siete riuscite a scrivere tutti i vostri obiettivi per quest'estate, è il momento di andare a creare una bellissima vision board. Creare una vision board, prima di porsi degli obiettivi, chiaramente crea un sacco di caos, perché andiamo ad aggiungere delle foto, delle immagini, delle frasi che in realtà probabilmente non riflettono quelli che sono i nostri obiettivi e quindi quello che vogliamo realmente manifestare nella nostra estate 2024. E quindi io vi consiglio appunto di farlo solo dopo. Io, questa è la mia vision board. Solitamente quello che faccio è creare una vision board per ogni categoria, quindi una vision board per il corpo, per la mente, per il divertimento e per l'anima, e poi le metto insieme in un'unica vision board. Per creare una vision board è super super semplice. Quello che io faccio solitamente è scaricare le foto direttamente da Pinterest e poi tutto ciò che dovete fare è semplicemente andare a scaricarle
aggiungerle in una qualsiasi app che vi permette di fare dei collage. Io utilizzo PicsArt oramai da anni, è la mia preferita, è quella che so utilizzare meglio, ma so che molte non la amano, quindi in quel caso potete utilizzare anche Canva oppure direttamente le storie di Instagram. Basta semplicemente che prendete le foto, le aggiungete alla storia di Instagram e create la vostra piccola vision board. Adesso che abbiamo fatto questo step, che è diciamo uno degli step più complessi, possiamo andare a passare all'azione, perché ricordiamoci che, come abbiamo detto, manifestare non è altro che allineare le nostre azioni con le nostre intenzioni. Quindi cosa significa? La mia intenzione è quella, per esempio, di leggere 4 audiolibri in un'estate, piuttosto che di andare in palestra 3 volte a settimana o di... La mia intenzione, per esempio, può essere quella di farmi crescere le ciglia e di prendermi un'ottima cura dei miei capelli durante tutta l'estate, ma se io non allineo le mie azioni con questa intenzione tutti i giorni, chiaramente sarà molto difficile che io raggiunga questo obiettivo e che quindi lo manifesti nella mia realtà. Quindi dobbiamo un po' capire come effettivamente possiamo arrivare a questi obiettivi, e per farlo esiste un esercizio bellissimo di cui vi ho parlato anche nella challenge l'anno scorso su Spotify, e si chiama Self Concept, ovvero chi voglio essere quest'estate. Dobbiamo un po' dipingerci, capire che tipo di persona vogliamo essere e letteralmente diventarlo giorno per giorno. Di questa cosa ve ne ho parlato anche nel mio libro, che trovate sia in tutte le librerie d'Italia ma anche nel link in bio e su Amazon. E sostanzialmente ci dobbiamo andare a fare queste 4 domande. La primissima domanda è: come voglio sentirmi? Come mi voglio sentire quest'estate? Ok, pensate ai vostri obiettivi e pensate che tipo di sensazioni vi daranno sia mentre lavorate per arrivarci sia mentre li raggiungerete. Vi faccio un esempio, io ho scritto leggera e spensierata, allineata con i miei obiettivi e con il mio scopo, giovane e a volte irresponsabile, perché, come vi ho detto, tendiamo sempre a mettere troppa responsabilità su questi obiettivi e sembra che dobbiamo essere questi robot perfetti che devono lavorare tutta l'estate per raggiungerli. Ma oggettivamente è estate, è già tutto l'inverno per essere super responsabili, andare a letto presto, fare tutto come si deve. L'estate è comunque estate, siate irresponsabili ogni tanto, non troppo ovviamente, non dite a vostra madre che vi ho detto di essere irresponsabili, ma comunque cercate comunque di vivervi le cose con leggerezza e con la leggerezza adeguata alla vostra età. Altra domanda: che mentalità voglio avere? Questo è un po' legato a come mi voglio sentire. Come mi voglio sentire? Che mentalità voglio avere? Voglio darvene un po', così almeno siete già pronte, good to go. La mia prima... il mio primo cambio di prospettiva per quest'estate è quello che tutto accade per me, quindi a volte d'estate soprattutto, sapete, ci sono tanti viaggi, tante cose da fare, non sempre le cose vanno come vogliamo, ma tutto capita sempre per noi, quindi c'è sempre un motivo per cui le cose vanno o non vanno. Non vi stressate quando succede qualcosa che va fuori dai vostri piani, non vi sentite strane, sbagliate, non vi sentite come se le cose dovessero andare diversamente, perché molto 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 spesso le cose vanno sempre come devono. Perché le cose vanno sempre sempre come devono, c'è un motivo per cui ti deve succedere quella cosa che ti porterà a vivere quella determinata esperienza poi nel futuro, e nel momento non ha mai senso, però in retrospettiva tutto ha senso, ve lo dico io che ho 24 anni e non sapete quante volte ci sono rimasta male, quante volte le cose non sono andate come volevo, soprattutto d'estate, e adesso tutto ha senso, però nel momento non aveva senso e mi ha fatto stare male. Non stateci male, perché tutto ha sempre senso. Il secondo cambio di prospettiva che vi voglio dare è che tutto questo non capiterà mai più, non avrete mai più l'età che avete, non sarà mai più quest'estate, e dovete vivervi le cose al massimo, perché questo momento è unico e irripetibile e non vi deve dare ansia, vi deve ispirare a cercare di vivervi al meglio questa determinata situazione. E più voi vi focalizzate sul fatto che sì, ok, ci sarà l'estate prossima, ma l'estate prossima non sarà mai come questa, quindi ve la dovete vivere al massimo e dovete dire sì e vi dovete buttare, e quindi un po' quel concetto di dire ok, magari
magari questa cosa che è successa oggi non me l'aspettavo, la faccio comunque perché questo momento è unico, non so se tornerà e non voglio rimandare perché so che questo momento non tornerà più indietro. Infine, sono unica ed irripetibile. Questo è un altro cambio di prospettiva che vi dovete porre, soprattutto perché l'estate viene tanto da compararsi, viene da compararsi all'estate degli altri, ai corpi degli altri, alle facce degli altri, ai capelli degli altri, alla vita degli altri. Ricordatevi che voi siete uniche e nessuno può essere voi. La vostra vita è unica e di conseguenza non può essere comparata a quella di nessun'altra, perché è unica e in quanto unica è irripetibile, è irreplicabile e di conseguenza non può essere comparata con quella di nessun altro. Quindi focalizzatevi sulla vostra e basta. Invece a un tema un pochino più light, che hobby voglio avere quest'estate, quindi riepilogo: come voglio sentirmi, che mentalità voglio avere, che hobby voglio praticare. Secondo me questa è una parte molto importante perché è un po' pratica e ci permette di andare a lavorare un po' di più su quello di cui abbiamo parlato, appunto degli obiettivi, della vision board, eccetera. Ed infine, che abitudini voglio avere, voglio instaurare, voglio mantenere, voglio migliorare. Le abitudini sono ciò che ci porta ai nostri obiettivi. Se io ho l'obiettivo di meditare tutti i giorni, la cosa più facile che posso fare per iniziare a meditare tutti i giorni è di mettermi una sveglia tutti i giorni alla stessa ora di 2 minuti. C'è la teoria dei 2 minuti che viene da Atomic Habits, io l'ho provata su di me ed è incredibile, mi ha cambiato la vita. Letteralmente vi mettete la stessa sveglia tutti i giorni, 2 minuti al giorno, dovete fare quella cosa per 2 minuti e basta. E vedrete che più voi inizierete a fare quell'abitudine per 2 minuti al giorno, più cambierete il concetto che avete di voi stessi. Ed è per questo che questo esercizio si chiama self-concept, perché per manifestare alcuni obiettivi dobbiamo a volte cambiare il concetto che noi abbiamo di noi stessi. Molto spesso gli obiettivi che vogliamo raggiungere, nella nostra testa la persona che siamo non li può raggiungere perché sono molto lontani da chi siamo, da quello che facciamo, dalle nostre azioni, eccetera eccetera. Quindi a volte è molto molto più semplice cambiare prima il concetto che abbiamo di noi stessi e poi fare le abitudini e arrivare a manifestare quei determinati obiettivi. Quindi facciamo un piccolo recapino di tutto ciò di cui abbiamo parlato finora. Dobbiamo fare prima i nostri obiettivi, obiettivi per l'estate 2024 divisi in mente, corpo, anima e divertimento. Basandoci su questi obiettivi andiamo a fare una vision board su Pinterest e poi dopo o sulle storie di IG o su Canva, dove meglio preferite, la potete stampare o mettere come schermata telefono, e poi andiamo a creare il nostro self-concept. Quindi chi vogliamo essere quest'estate, che tipo di emozioni vogliamo sentire, che mentalità vogliamo avere, che hobby vogliamo fare ed infine che abitudini vogliamo instaurare. Una volta che abbiamo fatto tutto questo, siamo pronti per effettivamente manifestare l'estate dei nostri sogni. L'ultimo esercizio che vi consiglio assolutamente di fare è quello di creare la vostra Summer Bucket List 2024. E so che anche la mia amica Alessia lo sta già facendo, quindi nel caso in cui lo abbia già pubblicato, quando pubblicherò questo video, vi lascio il link nella descrizione, altrimenti ve lo aggiungerò dopo. Comunque si chiama Giacomelli Alessia e la trovate qui su YouTube, anche lei è bravissima, è super motivazionale e so che sicuramente vi darà un sacco di idee fantastiche. Fatemi sapere se volete questo video anche da me oppure se preferite altri tipi di video, ma detto ciò fatelo assolutamente, io lo farò in questi giorni e è una cosa molto carina che ci permette di darci quegli obiettivi specifici, tipo per esempio Alessia, appunto, ho fatto un video su andare a vedere l'alba, l'alba con il proprio fidanzato, con le proprie amiche, oppure non so, idee possono essere fare foto al tramonto, fare un picnic in spiaggia, andare a fare una camminata di un'ora nella natura, ascoltare quel determinato libro che volete ascoltare da tanto tempo ma che ancora non avete ascoltato, eccetera eccetera. Una volta che avrete fatto tutto ciò, so che potrebbe sembrarvi un po' come tanto lavoro, ma fidatevi che se vi mettete lì in un pomeriggio farete letteralmente tutto, e una volta che avrete fatto tutto questo vi sentirete, vi giuro, 27.000 volte meglio. Vi sentirete pronti a festeggiare la vostra estate, vi sentirete pronti a fare dei piani concreti con i vostri amici o con voi stesse, perché ricordatevi che l'estate non è definita da con chi la passiamo, ma da come ce la decidiamo di vivere. Non cercate ciò che non avete, focalizzatevi su ciò che avete e non su ciò che non avete, e di
questo parleremo nel terzo episodio di questi appunto episodi di glow up estivo che vi farò. Il prossimo episodio in realtà sarà un glow up estivo esteriore e estremo, faremo letteralmente un sacco di cose per avere un glow up tra virgolette immediato esteriore, e poi vi darò anche un sacco di consigli, anche di dei piccoli consigli di glow up interiore che potete fare letteralmente in pochi minuti tutte le mattine e che vi permettono appunto di fare quel glow up che parte da dentro e si fa vedere fuori. Voi sapete che io sono molto fanatica di questo concetto, non credo che ci possa essere un glow up esteriore senza che ci sia un glow up interiore, penso sia veramente impossibile, e penso che chiunque vi dica il contrario è perché probabilmente ancora non ha fatto quel lavoro su se stesso che effettivamente ti fa dire: cavolo, però c'è una differenza, vale la pena lavorare su se stessi, vale la pena fare quei piccoli gesti di amor proprio tutti i giorni che ci permettono realmente di emanare luce, emanare quel glow che non possiamo emanare soltanto con il nostro illuminante. C'è qualcosa dentro, quell'energia che voi mi dite sempre che sentite quando vedete i miei video, deriva da tanto tanto lavoro su me stessa, sulle mie ombre, dal volermi bene, dal fare tutti i giorni piccole azioni che però una dietro l'altra negli anni mi hanno reso la persona che sono oggi. Spero con tutta me stessa che questo video vi sia servito, che vi abbia ispirato, vi abbia dato una motivazione di manifestare l'estate dei vostri sogni. Fatemi sapere se è così nei commenti, fatemi sapere che altri video volete avere. Tra i miei vari obiettivi di quest'estate è quello di portarvi più video YouTube possibili, perché mi rendo conto che attraverso YouTube veramente riusciamo a parlarci, a entrare uno dentro l'altro. C'è veramente un tipo di rapporto speciale che io voglio portare avanti e che mi rendo conto che esiste veramente soltanto su questa piattaforma. Sulle altre veramente si va a perdere l'umanità, e io voglio essere una persona vera ai vostri occhi. Non voglio essere una sorta di figurina che vedete in dei video di 30 secondi o di un minuto e poi sparisce. Voglio essere Eleonora. Ora voglio essere la vostra sorellona, voglio esserci per voi durante tutta l'estate. Niente, vi mando un bacione, ancora non l'ho fatto le labbra, ma sicuramente sugli altri social alla fine vedrete che tipo di look mi sono fatta per questo festival incredibile. Vi mando un bacione e mi raccomando, manifestate l'estate dei vostri sogni, io credo in voi.